Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui su Battle Spirit Central, sono Luca. Oggi facciamo un bel video in cui parliamo delle carte dello zodiaco. Come penso tutti di voi sappiano, anche chi magari non l'ha seguito, le carte dello zodiaco sono le carte più, forse le più iconiche del vecchio Battle Spirit, quantomeno qua in Italia. E Bandai ha deciso di riproporle in Battle Spirit Saga, no? Ne sono uscite tre. Nel nuovo set, nel set 5, sotto l'archetipo Light Guider. Per adesso abbiamo Acquario, Vergine e Asclepio, che sarebbe l'Idra, che non è proprio una costellazione, cioè non è proprio parte dello zodiaco, però è considerata tale. Non è dato sapere, ovviamente, se Bandai farà le cose per bene, oppure se si interromperà a tre zodiaco, oppure non le farà tutte. Però quel che è dato sapere è che intanto abbiamo cominciato. E quindi la prima cosa che voglio andare a fare è andare a vedere le vecchie carte X-Ray comparate a quelle che sono uscite. Una specie di nerf or buff, ovviamente. Poi magari ci allunghiamo anche a quelle che devono uscire, così possiamo farci un'idea, seppur approssimativa, e tanto per buttare lì un po' di ipotesi, sulle prossime carte dello zodiaco. Vi lascio in compagnia dei segni zodiacali. Bene, la prima costellazione che andiamo ad esplorare è Acquario. Questa, a destra abbiamo la nuova versione di Acquario e a sinistra la vecchia versione di Acquario. Come vedete, è interessante notare che Bandai, quantomeno per queste prime tre carte che sono uscite, ha rispettato sia i colori, ma come vedremo anche il concept della carta. Dunque, entrambi sono costi 7, quindi un costo abbastanza da mid-late game. E gli effetti del nuovo Acquario li sappiamo già. È una carta difensiva che a livello 3 diventa anche offensiva e che dall'altro dà protezione alle altre carte dello stesso tipo, quindi dello stesso tipo Light Guider. Aquilision, il vecchio acquario, ha effetti molto simili, diciamo, a livello di concept. Non sono esattamente gli stessi, ma sono simili. Come il primo effetto permette di recuperare solo uno spirit durante la refresh step di entrambi i giocatori, mentre l'acquario nuovo si refresh da solo, quindi effetti che vanno a controllare il terreno. Il secondo effetto di Aquilision dava immunità di vari colori a tutte le carte del proprio tipo, e il nuovo acquario invece dà protezione dalla distruzione di effetti di spirit, quindi un effetto nuovamente simile. E a livello 3, vabbè, il vecchio Aquilision bloccava completamente il refresh degli spirit brave, ma pazienza, non sto a spiegarvi cosa sono, probabilmente lo sapete già. Mentre Acquario ha un effetto removal a livello 3. Quindi tutto sommato sono carte piuttosto simili, forse il nuovo Acquario è un po' più forte e forse un po' meno tossico del vecchio. La seconda costellazione che andiamo a vedere è invece quello dell'Idra, quindi di Asclepio. Ovviamente qui il concept è leggermente diverso, abbiamo un costo 9, che è la versione originale, e un costo 4, che è la versione nuova. Quindi chiaramente il livello della carta cambia per forza. Però a livello di concept generale, di funzionamento, non sono così diversi, nemmeno questa volta. Intanto sono entrambe viole. E in secondo luogo abbiamo il nuovo Asclepio, che ha un effetto sull'evocazione che permette di ciclare il mazzo e di searchare sostanzialmente, e anche di fare recursion dal trash. Il vecchio Asclepioso aveva un effetto sull'evocazione che distruggeva uno spirit di una certa caratteristica e pescava tre carte, quindi nuovamente, chiaramente il power effect è chiaramente diverso, ma il costo è il doppio, quindi ci sta. Nuovamente un effetto che va a ciclare il mazzo. Il nuovo Asclepio ha solo un secondo effetto, che però è un effetto di supporto, che permette di spostare i nuclei quando gli spirit di un certo tipo attaccano, Skybander, vabbè. Mentre il vecchio Asclepioso aveva anch'esso a livello 2 e livello 3 un effetto di supporto molto più forte, ovviamente, che praticamente rendeva indistruttibili in battaglia i propri spirit. In realtà è un effetto che lascia molto tempo che trova, sembrava molto forte nell'anime, poi in realtà nel mondo reale ha trovato veramente poco gioco. E poi vabbè, il vecchio Asclepioso aveva un effetto di livello 3, un effetto removal di livello 3 sul blocco, un effetto un po' strano che costava 9 nuclei, quindi anche quello abbastanza superfluo. E devo dire che in effetti il nuovo Asclepio mi sembra molto più giocabile del vecchio, forse meno figo, probabilmente meno figo, ma più giocabile del vecchio. Il vecchio era figo, ma con effetti troppo complessi e troppo costosi. La prossima costellazione è quella della Vergine. Qui purtroppo non ho il simbolo ufficiale perché non è mai stata evocata nell'anime, quindi non ce l'ho. Dunque, a destra abbiamo Astrina, a sinistra abbiamo Viel, che è la vecchia Astrina. E qui veramente le somiglianze sono parecchie.
Tanto per cominciare, entrambi sono, vabbè, Divine Spirit ed Angel, quindi stessa caratteristica. Astrina ha un effetto che recupera le vite sull'evocazione, ha un effetto difensivo che impedisce ai doppi simboli di fare più di un danno alla volta, e a livello 3 un nuovo effetto di recovery delle vite. Dalla sua parte, Veil ha come primo effetto lo stesso effetto di ottenere una vita quando viene evocata, un po' più forte di Astrina perché si attiva anche a 5 vite, mentre Astrina solo a 3. Come secondo effetto, un altro effetto difensivo che non permette di attaccare a spirit di diverso tipo di costo, e a livello 3, livello 2 e livello 3, un effetto di recovery, non delle vite, ma degli spirit che li ricicla in mano quando vengono distrutti in battaglia. E quindi, nuovamente, ci troviamo di fronte a caratteristiche estremamente simili. Probabilmente quella vecchia è un po' più forte, vediamo come si comporterà quella nuova, a punti battaglia un po' bassi. Però comunque potenzialmente entra e ti cura 2 vite, quindi è una carta che può fare il suo. Quindi nuovamente però notiamo come Bandai abbia mantenuto lo stesso livello a livello di carte. Adesso andiamo a vedere le prossime costellazioni, quelle che probabilmente usciranno, e proviamo a fare delle previsioni. Queste previsioni sono basate sul fatto che, come ha fatto con queste prime tre, Bandai si mantenga più o meno sulla stessa linea come carte, effetti e colori. Partiamo dunque con Leone, che nella sua vecchia versione era una carta bianca, concepita come un boss, sostanzialmente. Aveva un effetto di protezione, un armor, che ricordo nel vecchio Battle Spirit era estremamente più forte, perché non riguardava gli effetti che targettavano, ma qualunque tipo di effetto di quel colore era intoccabile. A livello 2, a tutti i suoi livelli, aveva poi un effetto che si autodisimpegnava ogni volta che un certo tipo di spirit attaccava o bloccava o comunque si impegnava, quindi un effetto che gli permetteva di mettere pressure e allo stesso tempo anche di difendere, e poi al terzo livello, in determinate condizioni, dava un simbolo in più a tutti gli spirit del tipo galattico, che è quello tipico delle carte dello zodiaco. Quindi potenzialmente, magari Leone, visto che quindi potenzialmente Leone sarà una carta bianca. Non so se sarà comunque un boss spirit come questo. Generalmente le carte dello Zodiaco sono concepite in 2 modi, di solito ce n'è 2 per colore, e ce n'è una più tendente ad essere un concluser e una più tendente ad essere invece una carta di supporto o da mid-late game. Aquario già è una carta che assomiglia abbastanza ad un concluser, quindi forse Leone cambierà di concept. La seconda costellazione che andiamo a vedere è il Sagittario. Anche questa costellazione è estremamente iconica perché è carta del protagonista. Sagittario era una carta rossa, concepita anche qui come boss, era diciamo la nemesi del leone, sostanzialmente. E il primo effetto lo starei ad ignorare perché non penso che sarà simile. Comunque poteva essere unito a due Brave, chi vuole intendere intenda. E dava un effetto di supporto molto forte a tutti i tipi galattico, cioè permetteva di targettare durante l'attacco, quindi target attack a tutti gli spirit del suo archetipo, effetto che potenzialmente potrebbe essere rivisto in Battle Spirit Saga, magari con qualche piccolo nerf, scegliendo solo gli impegnati, scegliendo solo i disimpegnati, come già abbiamo. E poi al terzo livello distruggeva uno spirit con 10.000 o meno all'attacco, quindi classico effetto da rosso, per ogni Brave che aveva unito, quindi potenzialmente ne poteva distruggere due. Per cui sì, carta molto forte che ha trovato gioco a suo tempo. Abbiamo tutte le caratteristiche per avere un nuovo boss rosso, magari che ci differenzi da Ira, che sia anche un po' più interattivo rispetto al gioco, che non faccia tutto sul When Summon. Proseguiamo con il Toro, che anch'essa è una carta rossa e anch'essa è abbastanza una carta boss, un po' più aggressivo, un po' più da early game rispetto a Sagittario, che è molto molto costoso. Dragon Ictaurus potenzialmente scendeva meno, comunque possedeva quello che noi adesso chiamiamo Confront, quindi un effetto che puntava diretto al confronto di battaglia, e poi 2 effetti molto complicati. Di base lui, quando attaccava e veniva bloccato, per ogni spirit di determinate caratteristiche otteneva un simbolo rosso in più, e poi solo al terzo livello, quando veniva bloccato, si comparavano i simboli,
con lo spirit bloccante, e per ogni simbolo in più che aveva Dragonic Taurus faceva un danno alle vite. Quindi è un effetto fortissimo, forse più forte a mio parere anche del Sagittario. Certo, ha bisogno più di setup, mentre il Sagittario giocava più da solo, quindi è una carta che magari si potrebbe inserire come boss, faccio per dire, di un mazzo rosso-blu, ad esempio, no? Quindi comunque un concluser, però un po' più bisognoso di setup, meno individualista rispetto a Sagittario. Nuova costellazione, Gemelli. Gemelli erano una carta gialla, quindi la seconda carta gialla, oltre a Vergine. Vergine e Gemelli erano due simboli gialli, quindi. Gemini è una di quelle carte che ha visto moltissimo gioco a suo tempo, perché aveva due effetti molto sbroccati, giallo proprio. Il primo effetto è un po' simile a quello di Charles, che abbiamo già noi. Quindi sostanzialmente, quando evochiamo un galattico, comunque un altro Zodiac sostanzialmente, o spirit di determinate caratteristiche, noi riveliamo la prima carta del mazzo. Se quella carta era uno spirit, qualunque spirit di qualunque caratteristica, potevamo evocarlo senza pagarne il costo. Se invece era un Nexus o una magia, lo aggiungevamo in mano, quindi comunque era un più uno, un effetto veramente fortissimo, fuori di testa, e chiaramente costa 7, quindi è una carta molto costosa, che però aveva questo effetto che permetteva di riempire il terreno in continuazione, perché non è once per turn, è cumulabile, quindi veramente una carta che permette di svormare il terreno con spirit forti anche senza pagare costi. E a livello 2 e livello 3, se il primo effetto supporta gli spirit, il secondo supporta le magie. Quando noi utilizziamo una magia, pagandone il costo, di seguito potevamo attivarne un'altra senza pagarne il costo. Anche questo effetto è veramente forte. Immaginatevi nel nostro BS attivare Starbless e di seguito attivarne un'altra senza pagarne il costo, per fare un esempio, no? Quindi due effetti molto forti, quindi una carta di supporto generico che non fa niente, diciamo, all'avversario direttamente, ma che supporta noi, il nostro gioco. Secondo me una carta gialla del genere potremmo effettivamente vederla. Prossima costellazione è Capricorno. Capricorno è una carta viola che ha un effetto sull'evocazione di Recursion. Per ogni galattico che controlliamo potevamo riprendere in mano una carta viola dal trash. Quindi potenzialmente tante carte viola dal trash potevamo prendere in mano. Carte viola qualunque, Nexus, Magia, Spirit. Quindi un effetto di Recursion devastante, molto forte, che onestamente spero quasi di vedere in viola. Tra l'altro un costo 6, quindi molto buono. Gli altri due effetti erano abbastanza situazionali, abbastanza scarsi. Un effetto simile a quello di Asclepio, quindi quando uno spirito di determinate caratteristiche attacca, sposti un nucleo in riserva dagli spiriti a livello 2 e livello 3. Altro effetto carino, tutti gli effetti che spostano nuclei in riserva li spostano in realtà nel trash, quindi potenzialmente immaginate un effetto del genere con Baculus, che lo dà durante la main step, è tipo wow, devastante. Per cui niente, ha tutti effetti che mi piacerebbe estremamente tanto vedere in viola, quindi onestamente spero che vedremo un Capricorno simile nel nostro PS. Passiamo poi allo Scorpione. Scorpione è una carta blu ed è la prima zodiaco blu che vediamo, è proprio in assoluto nella storia di Battle Spirit, è la prima carta in assoluto dello zodiaco. Costa 5, quindi era una carta estremamente aggressiva, che da vedere sembra un po' scarsa, ma in realtà era molto forte e infatti ha trovato parecchio gioco. Ha un primo effetto di supporto a tutti gli spirit brevi, determinate caratteristiche, comunque gli alzi punti battaglia, gli alza al costo e dà degli effetti a quegli spirit. Forse, ipotizzo, potremmo vederlo che gioca coi token in questa maniera, magari in forma completamente diversa, però potremmo vederla che supporta i token. E infatti a livello 2 e livello 3 dava effetti a tutti i Brave e a tutti i Galattico, che quando attaccavano distruggevano uno spirito di costo pari o inferiore al proprio. Quindi veramente buono come effetto. 4 nuclei a livello 2 non erano pochi, però costa solo 5, quindi ti entra veramente a turno 3, potenzialmente ti entra sta carta, e davvero ti dà un controllo di board estremamente forte. E immaginate darlo a diversi spiriti, questo effetto può essere veramente buono. Quindi onestamente spero di vederlo, magari, perché no, di vederlo che gioca coi token. Passiamo poi all'ultima carta che ha fatto la sua comparsa nell'anime, e cioè la costellazione del Cancro, che è una carta verde. Anche questa è la prima X verde che troviamo, nell'anime è la seconda che viene giocata. E anche questo costo 6, carta molto 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 aggressiva, che non ha effetti che, diciamo,
così strani da poter vedere in Battle Spirit Saga. Non abbiamo ancora meccaniche del genere, però, ad esempio, il primo effetto obbligava l'avversario a bloccare contemporaneamente con due spirit un proprio spirit che attaccava di una de di determinate caratteristiche. Cioè, lui attaccava e l'avversario non può bloccare con un solo spirit, ma ne deve bloccare con due. E poi, dopo, l'avversario, il giocatore che attacca sceglieva lo spirit con cui combattere. Quindi un effetto veramente fastidioso che rende i nostri spirit difficilmente bloccabili, o comunque che ci dà un grande controllo sull'attack step. E poi a livello 2, come spesso accade con le carte verdi, o hanno un effetto che si attiva quando viene bloccato, o hanno un effetto che si attiva quando fanno danno alle vite, oppure se sono forti entrambe, e Bushin era molto forte, infatti come effetto in più, quando faceva danno alle vite, ne faceva un altro, un po' tipo Fangman, sostanzialmente. Quindi carta estremamente aggressiva, quindi cancro, carta verde, che forse vedremo in vesti simili nel nostro Battle Spirit Saga. Sarebbe anche ora, perché verde ha bisogno di un po' di supporto. Passiamo ora a parlare di quelle carte che non hanno visto gioco nell'anime, anche se comunque si sono viste, quindi sono un po' meno iconiche. L'altra X blu, Libra Golem, è una carta basata sul Mill. Quindi attenzione, probabilmente è la carta dello zodiaco che nel mondo reale ha visto più gioco in assoluto. Aveva un effetto semplicemente come Crash, quindi che conosciamo bene anche noi. E poi a livello 3, ogni volta che veniva scartato uno spirit, lui si disimpegnava. E in più, quando era disimpegnato, non poteva fare danno alle vite dell'avversario. Questa meccanica sembra un po' come un nerf, ma in un mazzo puntato sul mill, non fare danno alle vite dell'avversario e intanto millare, in realtà è una cosa molto favorevole, perché impedisce all'avversario di avere nuclei, di triggerare burst e robe del genere. Quindi carta basata sul mill, chissà. Probabilmente il mill lo stanno tenendo molto sotto controllo in Battle Spirit Saga, quindi non sarà così forte se giocherà col mill. Oppure, essendo Golem, magari sarà questa a giocare con i token e non quella dello scorpione. L'altra X rara viola, che sì, viola aveva tre carte X rare, ma una appunto è l'Asclepio dell'Idra, che è un po' una forzatura, ecco, a mio parere, però comunque ne aveva tre, e una è Idra, una è Capricorno e l'altra è Pesci. Pesci, Peace Galleon, carta che su Battle Spirit Saga sarebbe fortissima, e invece sul Battle Spirit originale non ha visto tutto sto gioco. Un effetto evocazione, un effetto distruzione. L'effetto evocazione mandiamo come Cursed Dragon, un nucleo da ciascuno spirit sul terreno in riserva, e per ogni spirit distrutto peschiamo una carta, quindi esattamente come Cursed Dragon, ma pescando invece che rampando. Sarebbe bello vedere altri effetti del genere, onestamente. E poi l'altro effetto su Gwen Destroy, entrambi i giocatori dovevano scartare una carta per ogni spirit di tipo galattico che avevamo, quindi un effetto stile Pandemium, ecco, che fa scartare carte. Secondo me è una carta che potremmo vedere con questo concept in Battle Spirit Saga: effetto quando entra, effetto quando esce. In viola, secondo me, sono i boss spirit più belli questi qua. Bene, concludiamo con l'ultima carta, quella un po' più sfigatella, nonostante sia il primo segno normalmente nell'oroscopo, Ariete. Ariete è l'altra carta verde, quindi una è cancro, una è Ariete. Questa veramente nell'anime si vede proprio per un piccolo frame, e poi nel mondo reale poco gioco. Questa è la sua versione base, perché poi ci sono altre versioni più forti. Gli effetti sono un po' strani, nel senso che quando un giocatore evoca uno spirit che non fa parte di una determinata caratteristica, che è una caratteristica di una famiglia, una caratteristica un po' del cavolo, un po' come quella che adesso in verde si chiama Wild Soul, quindi sono poche carte e molto scarse, per lo più vanilla. Comunque, quando mettiamo un giocatore gioca una carta che non è di famiglia Wild Soul, viene evocata impegnata. Quindi potenzialmente ha un effetto di controllo del terreno molto buono in verde. Però supportava, diciamo, la famiglia un po' sbagliata, ecco, nel momento in cui uscì, chiaramente, poi divenne anche più forte. Poi, quando attacca o blocca a livello 2 e 3, e altro effetto di supporto per tutti i Galattico, quando sconfiggono uno spirito in battaglia, refreshano, effetto che al momento in Battle Spirit Saga il verde ha, ma molto risicato, forse c'è una magia che la permette, e invece nel Battle Spirit originale era un effetto che verde aveva parecchio, e secondo me Brambor ce l'ha, ecco, esatto, però che secondo me dovremmo poter vedere un po' più spesso su spirit di costo più basso e di lavoro più forte, perché verde, non avendo removal, punta tutto sul BP, e quindi diciamo che è un effetto molto buono per il verde.
E poi solo a livello 3 aveva un effetto di protezione che praticamente impediva ai giocatori di togliere i nuclei agli spirit. Quindi sostanzialmente era un altro effetto di controllo. Quindi sostanzialmente abbiamo una carta verde basata sul controllo del terreno. Non è una cosa che si vede spesso. Il fatto di impedire ai giocatori di spostare i nuclei dagli spirit senza timing, quindi in qualunque momento, una volta che hai messo i nuclei sullo spirit, non li puoi più togliere. Alla lunga è molto fastidiosa. Il problema di questa carta è che è troppo un'arma a doppio taglio e quindi non si riusciva a giocare. Però magari migliorata, resa un po' meno tossica, perché no? Potrei anche auspicare di vederla con la stessa faccia, ecco, o comunque simile. Bene, ragazzi, in compagnia del Sagittario io dichiaro concluso questa specie di nerf or buff e vorrei sapere nei commenti di che segno siete, qual è quindi la carta che vi corrisponde. E cosa sperate di vedere di quello che abbiamo visto in questo Battle Speed Saga, ecco, nei prossimi set? Chiaramente non ci sono assolutamente prove che le cose andranno come è stato detto in questo video, però basandoci su quello che è successo fino adesso abbiamo provato a ipotizzare il nostro futuro, tanto per divertirci chiaramente. Quindi continuiamo a divertirci, fatemi sapere nei commenti quello che vi ho chiesto, lasciate like. Iscrivetevi, magari condividete il video a gente che ha visto che ha visto questo anime, perché in Italia ha avuto tanto tanto successo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!